Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di trasporti perché la CGIL scende in campo per criticare la riorganizzazione della TUA. Sulla società unica, dice il sindacato, non si torna indietro, favorevole sempre la CGIL all'affidamento in house dei servizi. Vediamo il servizio che abbiamo curato. Rolandi, si parla di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale alla luce di importanti scadenze. Sì, le novità normative introdotte per le società partecipate e per i servizi pubblici locali impone a tutte le regioni una scelta rispetto all'affidamento dei servizi tramite gara, operazione che va fatta entro il 31 dicembre di quest'anno, oppure di optare verso l'affidamento in house ad una propria società. In questo secondo caso l'operazione va fatta entro il 30 settembre. Sia nell'uno che nell'altro caso il fatto di non rispettare queste importanti scadenze determina delle penalizzazioni in termini di risorse per ogni regione inadempiente. Quindi il primo obiettivo da cogliere è quello di evitare queste penalizzazioni e quindi di procedere alla riforma nei tempi stabiliti dalla legge. Voi siete preoccupati però in generale per il futuro dell'azienda regionale di trasporto? Sì, siamo preoccupati perché dopo aver fatto tanto per dare origine all'aggregazione delle tre società, aver dato origine alla nascita di TUA, adesso la Regione ci propone unitamente all'affidamento in house anche la predisposizione di uno spezzatino, quindi fondamentalmente a 2 anni dalla nascita di TUA si vuole separare i servizi commerciali dalle attività di trasporto pubblico locale, affidando questi servizi commerciali ad una società che invece andava chiusa, ovvero Sangritana S.p.A. Quindi a questo punto quali sono le vostre proposte? Ma noi abbiamo già espresso la nostra netta contrarietà sia in occasione delle commissioni consigliari regionali, quindi sia davanti all'opposizione che davanti a chi governa questa regione. Lo abbiamo ribadito davanti al consigliere delegato D'Alessandro. Noi ribadiamo che siamo assolutamente favorevoli all'affidamento in house dei servizi alla società regionale dei trasporti, ma vorremmo che ci fosse una maggiore razionalizzazione, quindi includere nell'azienda unica anche altre società partecipate, quale ad esempio l'AMA, che è la municipalizzata dell'Aquila, la Cerella di Vasto e la società Sistema, che si occupa della vendita e distribuzione dei titoli di viaggio. Siamo alla cronaca giudiziaria, andiamo all'Aquila perché nell'ambito dell'inchiesta denominata L'importante partecipare sono stati chiesti e revocati i domiciliari a Marcello Marchetti e Mauro Lancia. Vediamo. Tornano in libertà, sebbene in misure attenuate, due degli indagati nell'ambito dell'inchiesta L'importante è partecipare, su presunte mazzette in 12 appalti pubblici di ricostruzione post-terremoto, gestiti dagli uffici dei beni culturali d'Abruzzo, conferma dei domiciliari invece per l'altro. Sono le decisioni assunte dal Tribunale del Riesame dell'Aquila, a cui sono stati rivolti 3 dei 10 indagati finiti agli arresti domiciliari. Anche altri indagati, raggiunti da misure cautelari, hanno presentato ricorsi a riesame, che però hanno ritirato prima del pronunciamento. A Marcello Marchetti, architetto aquilano del segretariato MIBACT, e Mauro Lancia, contitolare della Lancia SRL, il Tribunale ha revocato i domiciliari. Al primo resta l'interdizione all'esercizio della professione dell'ufficio. Per il secondo c'è il divieto di dimora nel capoluogo abruzzese. Lo stesso riesame ha invece respinto l'istanza dei legali Lionello Piccinini, aquilano, geometra del segretariato MIBACT e tra i principali indagati dopo essere stato intercettato a conteggiare soldi che per gli inquirenti erano probabilmente frutto di tangente e a prendere in giro le ditte che rimanevano escluse in favore di quelle che pagavano ed avanzare dubbi su alcuni lavori chiave come quello del teatro comunale. L'inchiesta ha portato anche 5 interdizioni nell'attività e a 20 indagati tra professionisti, funzionari MIBACT e imprenditori per 35 indagati complessivi. Tra questi l'imprenditore Vito Giustino, intercettato a ridere dopo il terremoto di Amatrice 2016, pregustando nuove e ricche commesse, interpretazione smentita dall'interessato, e l'ex segretario regionale MIBACT abruzzese Berardino Di Vincenzo. Nel complesso le decisioni del Tribunale confermano il castello accusatorio della Procura della Repubblica che, infatti, da quello che ha appreso, non intenderebbe presentare ricorso. Da quanto appreso, l'intenzione del procuratore Michele Renzo e del sostituto Antonietta Picardi, titolari del fascicolo, sarebbe comunque quella di velocizzare il più possibile la chiusura delle indagini.
E noi parliamo ancora di post-terremoto perché è stato approvato definitivamente il piano stralcio di finanziamento per la riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa e la decisione presa all'interno della riunione tenutasi a Palazzo Chigi a Roma della cosiddetta cabina di regia che ha sbloccato fondi per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro, ammessi a finanziamento 5 interventi, 2 in provincia di Teramo città e poi per gli alloggi ERP in via Giovanni XXIII e in via Gelasio, 2 in provincia dell'Aquila, alloggi Ater a Cagnano Amiterno e a Pizzoli, 1 in provincia di Pescara, San Valentino in Abruzzo Citeriore. Licenziato poi il primo stralcio del programma Beni Culturali danneggiati dal sisma per un finanziamento complessivo pari a 15 milioni e 700 mila euro. Alla riunione odierna convocata dal commissario per la ricostruzione Vasco Errani per l'Abruzzo ha partecipato il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, assieme ai rappresentanti delle altre regioni coinvolte nell'emergenza sisma Marche, Lazio, Umbria. Nell'incontro si è discusso anche il tema delle agevolazioni alle imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici. La cabina di regia è stata riconvocata per il prossimo 17 agosto per fare il punto della situazione sulle tante attività in corso, anche e soprattutto in vista dell'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico. E restiamo ancora in argomento: polo scolastico per 900 studenti all'Acquaviva e il progetto del comune di Teramo che intende così risolvere il problema degli edifici scolastici creatosi dopo i terremoti che hanno colpito il centro Italia. Vediamo il servizio di Noemi Fratelli. Costruire un nuovo polo scolastico per circa 900 studenti nei pressi del centro storico teramano è il nuovo ambizioso progetto del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che ieri ha sottoposto al commissario per la ricostruzione Vasco Errani e al Ministero dell'Istruzione l'idea del polo scolastico all'Acquaviva. Con l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici interessati è emerso che l'85% degli edifici è al di sotto della soglia minima di sicurezza. Di conseguenza, il Comune ha definito le necessità economiche per adeguare il patrimonio scolastico pari a 53 milioni di euro. Ma il Comune tranquillizza i residenti informando che allo stato attuale sono finanziate la ricostruzione con adeguamento sismico della scuola di Villa Ripa con 233 mila euro e la scuola elementare San Giuseppe con un totale di 4,1 milioni di euro, interventi che si sposano con quelli nel vecchio stadio comunale. L'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo si è offerto per dare un supporto qualificato al Comune e ai cittadini. L'Ordine fa presente che per la realizzazione dei nuovi poli scolastici si deve assolutamente tener conto dell'integrazione degli edifici con il tessuto urbano, della microzonazione sismica del territorio, dell'accessibilità al trasporto pubblico locale e delle vie di fuga e di accessibilità ai mezzi di soccorso. Genitori e alunni possono stare tranquilli. Le forze comunali si impegnano a mettere al primo posto la sicurezza dei ragazzi. Cambiamo pagina perché dopo 11 anni il comune di Pescara si dota del nuovo piano sociale che potrà contare su 13 milioni di euro, 2 in più rispetto al piano precedente. Soddisfatto il primo cittadino Marco Alessandrini. Dopo 11 anni si fa un nuovo piano sociale, il precedente è datato appunto 11 anni fa, è stato rinnovato per 11 volte. In questi 11 anni è cambiato il mondo e c'è la necessità di dare una risposta complessiva sul fronte sociosanitario. A questo è servito il lungo viaggio che è stato intrapreso per arrivare alla presentazione di questo piano sociale attraverso una plurima serie di incontri, 23 per la precisione sono stati, che si sono tenuti con tutti i soggetti portatori di interesse. È un documento molto importante in cui, lo evidenzio subito, ci sono più soldi perché il complesso dei servizi sociosanitari è riuscito a drenare ulteriori risorse per 2 milioni e siamo a complessivi 13, essendo in grado di intercettare progettualità a vario livello, da quello nazionale a quello europeo, oltre a fondi regionali. E quindi oggi per questo riteniamo sia un giorno importante perché non succedeva da 11 anni. Si riparte per il triennio 18-20, questo atto dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio Comunale, nel frattempo lo presentiamo, frutto di un lavoro che ha visto appunto il coinvolgimento di vari soggetti, anche l'accordo con i sindacati per intenderci, e oggi spieghiamo nel merito di cosa si tratta. I bisogni crescono, però le risorse aumentano in questo caso perché si è stato in grado di sviluppare una progettualità. Dove
Dove vanno questi soldi? Vanno per fornire una risposta la più omogenea e la più intersettoriale rispetto ai bisogni sociosanitari. Non è un caso che proprio tutti questi attori siano presenti alle mie spalle nell'odierna giornata di presentazione alla stampa. E noi restiamo in comune a Pescara perché la lista Teodoro con i consiglieri Massimiliano Pignoli e Pier Nicola Teodoro critica carte alla mano la decisione dell'amministrazione comunale di sospendere il bando per il servizio del nonno vigile. Allora andiamo avanti in attesa di questo servizio che vedremo tra qualche istante e ci spostiamo nel Vastese e anche nella zona di Ortone e San Salvo perché la SASI informa che i residenti sulle quantità d'acqua attualmente in uso nella sorgente del Verde elencano i motivi che portano alla decisione di sospendere l'erogazione dell'acqua nelle ore preserali e notturne. Le sorgenti hanno un andamento nella norma rispetto agli anni scorsi, compresa la sorgente del Verde, dicono alla SASI SPA di Lanciano, ma l'acqua viene razionata con la sospensione dell'erogazione nelle ore preserali e notturne. Un provvedimento che in queste settimane di elevate temperature i cittadini non riescono a comprendere. I dati tecnici spiegati da Fabrizio Talone della SASI SPA. La quantità della sorgente che è arrivata a un punto massimo intorno a fine maggio, inizi di giugno, intorno ai 1900 litri d'acqua al secondo, è arrivata attualmente ai 1200 litri d'acqua al secondo, che è la quantità che noi trasportiamo con le nostre condotte per alimentare i 50 comuni dell'acquedotto verde. Il limite massimo proprio del trasporto è quello rappresentato da questi 1200 litri d'acqua perché appunto le condotte hanno questa potenzialità. Quindi non c'è nulla di particolare, ovviamente quando la portata nei prossimi giorni scenderà al di sotto di questi 1200 litri abbiamo un campo pozzi sempre a Fara San Martino che ci consente di integrare la differenza che manca ai 1200 litri d'acqua al secondo. Il problema, dice ancora Talone, risiede nel Vastese, sulla costa chietina in generale da Ortona a San Salvo, a causa dell'aumento della popolazione nella stagione estiva. La situazione del Vastese è un po' particolare ma è molto legata a una richiesta molto esagerata perché comunque c'è un notevole aumento di popolazione e quindi non riusciamo a soddisfare tutte queste richieste e quindi siamo costretti a ricorrere alle sospensioni notturne che in alcuni punti del nostro territorio ovviamente non è più notturno ma si sposta anche nel tardo pomeriggio, ma questo è essenzialmente dovuto agli elevati consumi derivanti da non solo le nostre abitudini quotidiane ma anche all'aumento del numero della popolazione soprattutto su questi comuni costieri a partire da Ortona fino a San Salvo, ma anche sono gli usi impropri che incidono notevolmente sulla richiesta di fornitura idrica. E ora andiamo a vedere appunto il servizio sulla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in comune a Pescara da parte dei consiglieri della lista Teodoro. Consigliere Pignoli, il comune di Pescara non ha rinnovato i bandi per il servizio del nonno vigile, oggi in conferenza stampa voi contestate questa decisione carte alla mano. Si diceva che c'era un problema amministrativo dopo che il governo ha tolto i voucher, noi questa mattina abbiamo dimostrato l'esatto contrario, dopo aver fatto una ricerca sui vari comuni abruzzesi, quindi non ci siamo neanche tanto allontanati, siamo rimasti in Abruzzo e abbiamo visto ad esempio che il comune di Roseto rispettando la legge li continua ad avere, quindi mi chiedo chiedo a me stesso insomma, che la politica e quindi nel caso specifico l'avvocato Blasioli che è il vice sindaco e anche assessore al personale non ha ritenuto secondo noi di poter fare il bando perché quindi è una volontà politica e non amministrativa. Quindi voi cosa chiedete all'amministrazione comunale? No, non chiediamo nulla, adesso presenteremo noi la delibera in consiglio comunale da semplici consiglieri per l'istituzione di un praticamente del servizio di nonno vigile, per cui questo servizio speriamo di farlo ripartire nel più breve tempo possibile. Quanti erano i nonno vigili a Pescara fino allo scorso anno? Erano 45 persone bisognose perché per partecipare al bando praticamente era richiesto il modello ISE. Più basso era il modello ISE, che poi è lo stato patrimoniale della famiglia, e più possibilità avevano di poter entrare all'interno di queste scuole. Era un piccolo aiuto che il comune dava, anche questo ovviamente grazie alla giunta alessandrina è venuto meno.
Torniamo all'Aquila perché è stata pubblicata l'ordinanza anti-bivacco che prevede il divieto al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati di allestire tavoli, panche o altre attrezzature per stoccare, distribuire e consumare alimenti e bevande. Vediamo. È stata pubblicata sull'albo pretorio online e sul sito internet del Comune dell'Aquila la tanto attesa e tanto dibattuta ordinanza anti-bottiglion, con la quale vengono adottate misure per contrastare in centro storico fenomeni di degrado urbano legati alla cosiddetta movida. Rispetto alla stretta repressiva, paventata alla vigilia da molti cittadini, tanto che su Facebook era stata lanciata provocatoriamente anche la proposta di organizzare un aperitivo autogestito di protesta contro il provvedimento, l'ordinanza è molto più soft, perché in sostanza si limita a vietare unicamente l'allestimento di bar improvvisati, rivendite o attività di distribuzione non autorizzate in determinate zone del centro, ossia Viale Gran Sasso, Viale Vittorio Emanuele, Piazza Regina Margherita, Via Castello, Via Garibaldi, Piazza Chiarino, Piazza Duomo, Corso Federico II, Via Portici, Scalinata di San Berardino. Si tratta, peraltro, di misure già previste dal regolamento della Polizia Municipale approvato nel 2011. L'ordinanza rimarrà in vigore dal 23 agosto al 4 settembre, nel periodo della perdonanza e del Festival del Jazz, quando in centro è previsto il maggior afflusso di persone. Per i trasgressori sono previste multe da 50 a 500 euro e sequestro immediato della merce. Il provvedimento può essere scaricato dalla pagina Provvedimenti, Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico, nell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it. E siamo ora alla pagina ampia degli eventi, partiamo da Pineto perché da oggi al 13 agosto il Parco della Pace ospiterà l'undicesima edizione di Pinetinie Moderne organizzato dall'associazione Risvegli Sonori. L'associazione Risvegli Sonori, con il patrocinio del Comune di Pineto, che ringraziamo, organizza Pinetinie 2017 volume 11 al Parco della Pace con ingresso gratuito. La kermesse inizierà l'11 agosto con Cesare Dell'Anna più Opa Ciupa più special guest from Zina e Taranta Virus. Questo è un progetto unico solo per noi che Cesare Dell'Anna, il trombettista salentino, ha organizzato appositamente per Pinettinia, dove la serata svarierà tra il Balkan Jazz al World Music e Taranta Elettronica. Un progetto unico per noi. Poi il 12 agosto ci saranno gli ex Ottago, appena hanno finito di fare il Marassi Tour, un gruppo di Genova giovane, la canzone Gli occhi della luna con Jack La Furia ha fatto più di 2 milioni di visualizzazioni. Infine il 13 agosto ci saranno gli After Hours, unico concerto gratuito in Abruzzo, la band capitanata da Manuel Agnelli, recentemente giudice di X Factor, festeggiano i 30 anni, quindi tutto pronto per questo evento. Grandissimo. Noi siamo pronti, vi aspettiamo fin dalle prime ore della sera. I concerti inizieranno dalle 9, ci saranno anche dei G7 e altri gruppi spalla, però già dalle 8 siamo pronti con i consueti arrosticini e formaggio pronti sul lato diciamo food. Restiamo in provincia di Teramo, sabato 12 agosto, visita e concerto Wild in notturna nel suggestivo scenario della Fortezza di Civitella del Tronto in compagnia di lupi e rapaci notturni, un unicum di eventi promosso con il patrocinio del Comune di Civitella che vede protagonista anticarte della falconeria, oggi patrimonio dell'UNESCO, a cura del falconiere Giovanni Granati che accompagnerà i visitatori nella passeggiata sotto le stelle alla scoperta dei 25.000 metri quadri di fascino e storia del forte borbonico in compagnia di una scorta d'eccezione, lupi cecoslovacchi, aquile, poiane, falconi, gufi e tanti altri rapaci dell'equipe Falcon. Vediamo. Sono 3 anni ormai che stiamo presenti su a Civitella con questa arte, non solo l'arte della falconeria, ormai un'arte risalente a 6.000 anni di storia e dal dicembre del 2016 anche patrimonio inestimabile dell'UNESCO. Proponiamo per il secondo anno consecutivo un wild concert, cioè un incrocio tra la passeggiata wild, una formula che stiamo proponendo ormai da diversi anni su in Fortezza, e un concerto per violino, violoncello e pianoforte. Le passeggiate wild sono in crescita anche del 50% rispetto allo scorso anno, e
Oltretutto solo quest'anno abbiamo avuto anche diverse riviste, diverse TV che si sono affiancate a questo nostro progetto, tra cui l'Arca di Noè con una rubrica fissa sulla falconeria, e la rivista Patron, una rivista che uscirà il prossimo mese in Lituania, Lettonia e in Russia, e Discovery Channel Spagna, e un film documentario del nome Overland che uscirà nelle sale cinematografiche americane del Medio Oriente, e GQ Italia e altri progetti che stanno in procinto di nascita, tra cui anche due concerti in Giappone dove appunto narrerò anche la storia della fortezza di Cividale del Tronto. Parliamo ancora di eventi, perché fra pochi giorni avrà inizio la 46esima edizione della Sagra della Porchetta Italica di Campli. La manifestazione, attiva dal 1964, è tra le più antiche e longeve del genere nel nostro paese e si terrà dal 18 al 22 agosto con la partecipazione di 10 maestri porchettai locali, manifestazione sulla quale si sono levate anche delle polemiche, soprattutto sui social, per uno slogan promozionale giudicato sessista. Anche quest'anno una sagra molto importante, arricchita di eventi culturali. In questi anni infatti, oltre al fattore enogastronomico, abbiamo voluto dare un qualcosa in più a livello culturale. Quest'anno ci sarà una mostra che tra l'altro sarà inaugurata sabato, e poi ci saranno una serie di presentazioni di libri, e più faremo un evento a favore di Sgattoni, e per la precisione gli dedichiamo l'ufficio turistico. Sagra della Porchetta, un programma ricchissimo con quest'anno la novità dei gettoni. Saranno due tipi di gettoni, un gettone per il panino con la porchetta e un gettone invece per la porchetta a peso. È una grande novità che speriamo che vada a migliorare il modo di approcciare la sagra da parte degli avventori, quindi evitando file e anche da un punto di vista igienico, visto che in questo modo i porchettai non maneggeranno soldi. C'è un manifesto che ha destato più di una polemica per la sagra della Porchetta di Campli. Qual è la vostra strategia comunicativa? Cosa rispondete alle accuse di sessismo? Allora, quello che dispiace in realtà è che dietro questo manifesto non c'è assolutamente nulla di sessista, né nella volontà e né nel fine. Non c'è una vera e propria strategia dietro questa scelta comunicativa. Sono dei manifesti che fanno parte di una serie di uscite, diciamo, che sono andate solamente sui social, un po' più gogliardi, un po' più provocatori, ma che non hanno nulla né di sessista né di appunto negativo nei confronti delle donne né di nessun altro tipo di figura in generale. E quindi quello che dispiace è che alcune persone, anche alcune istituzioni e associazioni, hanno avuto una reazione un po' che per noi sembra esagerata, però diciamo tutto bene quel che finisce bene. Il nostro comunicato che abbiamo rilanciato sulla nostra pagina Facebook, abbiamo invitato queste autorità alla sagra, così da chiudere questa piccola polemica. E dal 12 al 17 agosto ci sarà il via alla 48esima edizione della Sagra di Torrano Nuovo. Cibo, musica, sicurezza e tanti posti di lavoro per un evento unico sul territorio. Dopo le dimissioni del direttivo della Proloco c'era stato un momento per cui la Sagra rischiava di andare in stand-by. Per fortuna, dopo la fruttuosa collaborazione lo scorso anno tra Proloco e Associazione Commercianti, quest'anno lei ha deciso di affidare totalmente in mano all'associazione l'evento, ed è tutto pronto. Sì, tutto pronto. Come ogni anno i preparativi e l'organizzazione ormai è una macchina rodata. Dopo la prova dell'anno scorso in cui l'ASCOM ha collaborato con la Proloco, quest'anno per vari problemi la Proloco ha perso alcuni membri del direttivo, quindi non c'è stato tempo per riformare un nuovo direttivo che magari non era pronto per la manifestazione. Abbiamo deciso di dare l'organizzazione all'ASCOM. C'è una novità, che è la Via dei Vini, che l'associazione organizza la promozione, diciamo, delle aziende di Torano e anche della Val Vibrata, con un allestimento dell'Associazione Italiana Sommelier che ci verranno a dare una mano nel servizio. C'è anche una novità riguardo alla musica: non verrà allestito il palco in piazza, ma sono stati individuati 4 punti musica in cui suoneranno questi gruppi da terra in mezzo alle persone, che sarà una cosa molto, molto simpatica. Riconfermato il DJ Camp, il dopo sagra.
Da sottolineare un altro aspetto importante, quello della piccola industria, grande industria, lo potremmo definire tale, per Torano, che muove 500 lavoratori più l'indotto, per cui davvero ci sarà anche una risposta occupazionale per il periodo di sagra. Sì, questa è una manifestazione che per Torano è, diciamo, fondamentale. Verranno allestiti tanti di quegli stand, ubicati tanti posti di collaborazione, che per il paese è una grande risorsa. E dopo la pagina degli eventi siamo allo sport, al calcio, per parlare del Pescara battuto a sorpresa ieri sera al Mariani. Pavone di Pineto della formazione locale per 2-1, tanti giovani scesi in campo nell'11 bianca-azzurro, grande entusiasmo fra i tifosi di casa per la vittoria di prestigio contro la formazione di Zdenek Zeman. Vediamo il servizio. Sorpresa al Mariani Pavone di Pineto, dove un Pescara in maschera esce sconfitto per 2-1 al cospetto dell'11 già ben rodato di Daniele Amaolo. Tante le seconde linee biancazzurre in campo nella penultima amichevole della stagione, con la squadra con la testa già ai prossimi impegni. Schierati dal tecnico Zeman anche Biraghi, Memusciai, Selasi e Benali, prossimi alla cessione. Fra gli 11 di inizio gara e in distinta tanti giovanissimi, considerando anche l'impegno ravvicinato in Coppa Italia con il Brescia al Rigamonti. Il caldo tropicale del Mariani Pavone non ha scoraggiato i tifosi delle due formazioni, numerosi sugli spalti, oltre 800 gli spettatori. Al sesto Pineto a sorpresa in vantaggio con Pezzotti, che approfitta di un errore in disimpegno di Selasi superando Antonino. La squadra di Amaolo, sulle ali dell'entusiasmo nella primissima parte di tempo, si porta sovente in avanti, anche se all'undicesimo Benali prima impegna Giacchetta e poi si procura un rigore che trasforma per l'1-1. Il Pineto è intraprendente al 19° e Gragnoli a segnare in fuorigioco con il direttore di gara che annulla. Poi qualche bella giocata fino al 37° quando c'è un brivido in area pescarese con gli attaccanti locali che però non riescono ad approfittarne. Al 40° è l'ex giocatore di Avezzano e San Nicolò Bisegna a mancare di un soffio il 2-1 per la formazione di casa. Al 45° e poi Cristiano Biraghi ad impegnare ancora Giacchetta che respinge. Nella ripresa Zeman spedisce in campo quasi tutta la formazione primavera con il caldo a farla da padrone. Al 14° la squadra di Amaolo trova il raddoppio con la rete di Pezzotti che con un pallonetto chirurgico supera Fargione per il 2-1. Con tutti i baby sul terreno di gioco ad eccezione di Perrotta, le emozioni latitano e con il Pescara in evidente difficoltà. Si arriva così a fine gara senza grandi sussulti, ma con una buona opportunità al 42° per Napolano prima della fine della gara, con i biancazzurri con la testa a Brescia. E sempre ieri sera, al termine della gara fra Pineto e Pescara, abbiamo ascoltato il presidente della formazione biancazzurra, Daniele Sebastiani, che ha fatto il punto sul mercato con le operazioni in entrata ed in uscita. Ascoltiamo. Presidente Sebastiani, allora si parla ovviamente ancora e sempre di più di mercato. Benali, Memusciai, Biraghi sono prossimi all'uscita? Ma no, sono quelli che hanno delle offerte, le valuteremo e poi decideremo insieme. È evidente, loro lo sanno dall'inizio, che da Pescara non si muove nessuno se non sono pagati, e quindi sono giocatori di valore e Pescara se li tiene stretti se non vedranno corrisposti i giusti valori ai giocatori. Per quanto riguarda Pessina, è più vicino al Pescara il giocatore dell'Atalanta in questo momento, Presidente? No, Pessina, da quello che mi risulta, ancora non decidono se metterlo in uscita o meno, quindi al momento è più vicino all'Atalanta. Bovo e Fornasier, si dice, i rumors di mercato, che sono in partenza da Pescara, è così? Almeno uno dei due invece? Bovo e Fornasier in questo momento stanno finendo la parte di riabilitazione e poi, una volta finita quella parte lì, sapete tutti che Bovo ha una clausola sul contratto, io sarei contentissimo di tenerlo e per Fornasier vediamo. Dovrebbe però arrivare almeno un altro difensore centrale, Presidente? Sì, intanto stiamo chiudendo l'acquisto del giovane Risalde e sicuramente se uscirà qualcun altro andremo a prendere il sostituto, ma al momento abbiamo 5 o 6 di difensori centrali importanti che se dovessero rimanere penso che farebbe piacere a tutti. Ma cosa le ha chiesto Zeman in queste ultime ore? No, no, Zeman non chiede altro che poter lavorare con un numero giusto di giocatori. Ce n'è ancora qualcuno in più, ci stiamo lavorando, nei prossimi 7-8 giorni
penso che la rosa sarà completa al punto giusto per poter continuare a lavorare per bene. Ultime due battute, Presidente. Sabato c'è questa gara di Coppa Italia con il Brescia. Ovviamente cercherete di vincere per passare il turno. Certo, noi andiamo a giocare per vincere, sicuramente non andiamo lì per snobbare la Coppa Italia, che per noi è importante, e cercheremo di passare il turno. E dopo l'ampia pagina dedicata al Pescara parliamo di Lega Pro, perché si svolgerà questa sera dalle 18 presso l'Aurum di Pescara la presentazione dei calendari 2017-2018 della Lega Pro. Tutto è pronto per la cerimonia che ufficializzerà gli appuntamenti del campionato che torna a chiamarsi da quest'anno Serie C. Saranno presenti il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, l'assessore allo sport Giuliano Diodati e personalità del mondo del calcio e del lo sport in generale. Nel corso della cerimonia sarà dedicato spazio a iniziative, progetti e ai nuovi partner della Lega Pro che accompagneranno la stagione 2017-2018. Abbiamo scelto Pescara per dare l'avvio ad una nuova stagione piena di entusiasmo e passione, ha detto Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, nel cuore turistico di quell'Abruzzo, ha detto ancora Gravina, che ha bisogno di grande energia e positività per ripartire con slancio. In campo il fischio d'inizio è previsto per il 6 agosto con l'avvio della Coppa Italia di Lega giunta alla 45esima edizione e poi il 27 agosto con la prima giornata di campionato. Intanto c'è una notizia dell'ultima ora proprio riguardo la Serie C, perché il collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Rende, che dunque parteciperà al prossimo campionato, e così l'organico di Serie C sale a 57 squadre con 3 gironi a 19, e questa sera a Pescara verranno così sorteggiate solo le prime 3 giornate. Il 24 agosto poi a Firenze, nel corso dell'assemblea di Lega, verrà completato il sorteggio dei calendari. E con questa notizia riguardante proprio la Serie C, calendari, con il sorteggio di questa sera a Pescara, noi chiudiamo la prima edizione del TG6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti alle 19, poi alle 23 con le altre edizioni. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. We'll be right back.